Molti mi conoscono come la Slava perché faccio la drag queen. La danza per me è il mio modo di essere. Mi piace un sacco sperimentare con il make-up. E oggi incontrerò Veronica e sono molto molto agitata. Ciao! Ciao! Sono Veronica. Ciao! A volte non c'è tempo di prepararsi per una performance. Vero? Indossate i vostri outfit da stage in 60 secondi. La possiamo fare 15. Non ce l'ho fatta, ovviamente. Beh, diciamo che mi manca praticamente tutto. Terribile, sono tutta in disordine, non ho niente a posto. E infatti, come possiamo vedere, non ha funzionato. Sicuramente ci avrà messo meno tempo perché comunque è abituata. Io ovviamente non ho questi cambi tra gli spettacoli. Sono pronta per andare a fare la spesa. Vero il biglietto? Aspetta, mi sto iscrivendo al canale di Frida. Vediamo. Fatto. Una è Netual, l'altra una star. Conoscete il gioco 1, 2, 3 stella? Certo! Sì. Mentre applicate il fondotinta, ballate a tempo di musica. Ma non è finita qui. Non appena la musica si ferma, rimanete immobili. Posizione più scomoda di sempre, non c'è. Io sono giù dalle punte. Ah, beh, dai, sei fortunata stavolta. Cosa succede? Stavo cadendo. Beh, guarda, ci siamo un po' una composizione, no? Sì, le dame con lo specchio. Esposte al Louvre. Esatto. Una delle abilità più richieste nelle drag queen è quella del lip, com'è che si legge? Sync. Ok. Il lip sync è mimare una canzone, quindi far finta di cantarla. Ah. Mentre Elisa spiega i passaggi della sua make-up routine, la Slava fa lip sync delle sue parole. Scurisco un po' le guance e anche un po' sotto al mento, così definisce bene il viso, un pochino più spesse e più grandi. Spesso le luci dei backstage sono deboli. Svolgete il prossimo step di make up bendate. Allora, io dovrei teoricamente beccarmi gli zigomi, non so cosa io stia facendo, però è una parte molto difficile e immagino che sarò molto storta. Sto facendo il contouring. E tu? Io mi sto mettendo il rossetto. Chissà che bella. Mi immagino che dopo questo step sembra che avrò la barba. È tempo di passare al drag king. Mi sento di aver fatto un casino. Io credo di aver fatto un pessimo lavoro. Però, cioè, non benissimo, ma da lontano. Io magari adesso mi aggiusto un attimino con lo specchio. La vostra blind date continua. Fate finta di non conoscervi e presentatevi all'altra persona in pochi minuti. Intanto continuate a truccarvi. Ok. Bene. Ciao, mi chiamo Veronica. In arte sono la Slava. Faccio la drag queen da circa 2 anni. E sono una bio queen. La bio queen è una donna biologica che fa drag. Ah, infatti non avevo mai sentito parlare di donne che sono drag. Esatto, più che altro perché nella concezione generale per una donna è più facile perché non hai niente da nascondere, non hai barba, non hai peli comunque corporei
e quant'altro, e sì, molte volte è capitato, non direttamente magari, ma comunque di sentire commenti poco piacevoli sul fatto che magari non siamo veramente delle drag quanto più magari dei performer. Io per fortuna ho trovato un posto che mi accetta, sono contenta comunque così, nonostante tutto. E questo è importante. Esatto. E tu invece? Io sono Elisa, sono una danzatrice classica e il mio percorso non è stato molto facile. Ho iniziato a danzare che ero una bambina e poi mi sono ammalata d'anoressia. Ho iniziato a soffrirne che avevo 12 anni, quindi poi ho smesso di danzare un paio d'anni. È stato un colpo duro, immagino. Sì. Dopodiché ho deciso che io volevo ballare nella vita, non potevo fare altro. E quindi, forse un po' come te, ho trovato un ambiente dove mi sento a casa. Vorrei aprire una scuola, una compagnia, dove però non c'è tutta questa attenzione per il fisico. Direi allora un brindisi all'inclusività. È il momento dei capelli. Ecco. Le vostre acconciature devono essere pronte a tutto, proprio come voi. Giusto, okay. Giustissimo. Createle con due ventilatori puntati contro. Beh, non cressero molto a pensare comunque. Mi stanno volando via tantissimo le ciglia. Ho un po' i brividini. Comunque non mi si è mai staccata la parrucca, però oggi penso che sarà la mia prima volta. Sei pronta? Devi chiudere gli occhi un sacco, mi sa. Vai, attacca. Pronta? Registrate una Instagram story dove la Slava balla danza classica ed Elisa fa voguing. Okay, va bene. Quindi mi dica, signorina, le è piaciuto questo video? Beh, le confesso di sì. Ok, allora le consiglierei di mettere mi piace, commentare e iscriversi al canale YouTube di Frida. Ok.